Ma come? Non hai preso il biglietto per gli SDC a Reggio Emilia? So che costa tanto, ma non puoi perdere l'occasione. Come quando hai deciso di comprare quella carta delle Magic. Ti ricordi? Era un investimento. Vent'anni dopo ne è valsa la pena. E so che ti sei pentito di non aver mai visto Ronnie James Dio dal vivo. Forse per quello che sei andato a vedere 4 volte i Metallica, 3 gli Iron Maiden e i Black Sabbath. I Black Sabbath nel tour di addio, facendo quasi a pugni coi bagarini, vero? Per non ripetere lo stesso errore. È un investimento, lo racconterai ai tuoi figli. Dai su, compra il biglietto, prendilo, non te ne pentirai. Ah no, è già sold out. Buonasera a tutti, qui alle cuori. Faccio un video come quelli che facevo una volta, tipo proprio pam, d'impatto, perché mi hanno appena avvisato, ore 19.55, che gli AC/DC sono andati sold out in meno di un giorno a Reggio Emilia, vendendo più di 100.000 biglietti. Gli AC/DC sono tipo la band delle band, l'incarnazione del rock, che va dal rock and roll all'hard rock. Non sto neanche a raccontarvi chi sono. Se volete una monografia sugli AC/DC, scrivetemelo nei commenti, perché comunque non credo che voi siate sul mio canale in questo momento se non conoscete la suddetta band. In realtà stavo già pensando di farci un videozzo sopra, perché in tanti, sia dei miei amici sia di voi, mi hanno chiesto: ma quanto costerà secondo te il biglietto degli AC/DC? Avevo una domanda: secondo te quanto potranno costare i biglietti degli AC/DC a Reggio? E io avevo già immaginato che sarebbe stata una cifra piuttosto esosa. Nonostante questo, una buona fetta della popolazione italiana, appunto parliamo di circa 100.000 persone, ha deciso di acquistare il biglietto sbrandandosi, oppure interrompendo il proprio lavoro o i propri studi universitari o a scuola stamattina, per connettersi il prima possibile al sito di rivendita di tali biglietti per accaparrarsi i posti migliori. In tanti mi hanno anche detto: ma come mai i prezzi sono così alti? Ok, oggi ne parliamo, ho sentito il bisogno di parlarne. Si parla di cellulare, ve lo metto in sovraimpressione: Green Stage 100 euro, Blue Zone 100 euro, Yellow Zone 120, Orange Zone pure, Red Zone, che sarebbe il pit, da 140 euro, cioè quindi il pit da 140 euro. Ne vale la pena? Prima facciamo una piccola analisi di come vengono percepiti gli AC/DC in Italia. Gli AC/DC o AC/DC sono fondamentalmente quella band che rappresenta per ogni italiano, anche quello medio, il rock. Al pari, non me ne abbiano i cultori veri o quelli come me che ci sono cresciuti, di un Vasco Rossi o di un Ligabue. Quindi tu, per far vedere che sei un vero rocker, devi andare a vedere gli AC/DC, anche proprio per farlo vedere prettamente, no? Vi ricordate? Parlavamo un po' di poser. Quindi, a mio avviso, questa fa parte di una di quelle operazioni a colpo sicuro, dove chi ha deciso di fare questo concerto sa di andare a beccare veramente tantissimi italiani. Quindi, quando tu sai di avere il monopolio, diciamo, dell'attenzione pubblica su qualcosa, puoi anche decidere un determinato prezzo, in questo caso molto alto sì, ma fino a quanto? Abbiamo parlato tanto dei Pantera. I Pantera avevano un biglietto circa paragonabile a quello degli AC/DC. Ok, i Pantera hanno fatto credo 8-10 mila persone, il loro cachet sarà 10-15 volte più basso di quello degli AC/DC e i biglietti erano paragonabili. Io vi dirò in tutta sincerità, senza andare a far polemica, che sicuramente qua si sa che c'è un monopolio, cioè fai il prezzo che vuoi, tanto la gente te lo compra. Perché se vanno via 100.000 biglietti, ci saranno i bot, ci saranno i bagarini, ma sono sempre 100.000 biglietti in meno di 24 ore, vuol dire che l'attenzione c'è. Dicevamo, ne vale la pena? Sì, certo, perché se uno vuole andare a vedere quel concerto lì, quello deve pagare. È giusto? No, come non è giusto che i concerti abbiano triplicato il proprio costo, le band abbiano triplicato i loro cachet e chi ci lavora intorno abbia triplicato il proprio compenso. Cose che vanno, come ho già detto in altri video, a rendere la musica mainstream un bene di lusso.
In questo caso il prezzo è quello. Vuoi vedere gli ACDC da 160 metri? Sono 100 euro. Vuoi vederli da più vicino? Sono 140. Quindi quello è il prezzo. Vi aggiungo che probabilmente in questo caso gli ACDC non prendono neanche un cachet, ma sono direttamente in produzione loro sui biglietti con chi li produce in Italia, perché sanno benissimo di poter guadagnare molto di più senza nulla togliere, sempre gruppo meraviglioso, però ci vuole anche dell'occhio per la propria economia. Sanno benissimo di poter guadagnare molto di più direttamente dai biglietti che chiedendo 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, 4 milioni di euro di cachet. Come dicevo, a mio avviso non è giusto che la musica, che dovrebbe essere una delle forme d'arte alla portata di tutti, non sia poi così raggiungibile, ma tanto c'è la gente che paga. E finché c'è chi paga, questo trend continuerà a crescere, perché è la semplice legge del mercato: più richiesta, più i prezzi aumentano. Molto semplice, legge del mercato, perché in questo caso la musica è un vero e proprio business, dove tu che stai guardando questo video avrai deciso se acquistare un biglietto o non acquistarlo, scelta giusta o sbagliata a seconda delle prospettive. Vi starete chiedendo: l'ho preso il biglietto degli ACDC? No, perché stamattina dormivo, ma ci stavo pensando. Non mi aspettavo sarebbe andato in sold out in meno di 24 ore. Perché ci stavo pensando? Semplice, perché come tanti di voi e tanta gente che andrà al concerto, io con gli ACDC ci sono cresciuto. Alcune delle prime chitarre distorte che ho sentito sono state proprio quelle dei fratelli Young. Quindi un pochino, se non ci riuscirò ad andare, mi dispiacerà, ma forse troverò un modo, che magari vi dirò tra qualche video. Mentre, prima di salutarvi, vi anticipo che il prossimo video che farò uscire, non switchate che è una cosa importante, il prossimo video che farò uscire sul canale tratterà di un argomento importantissimo: la crisi dell'heavy metal, del metal in generale, in meridione. Bene, se questi contenuti vi piacciono, se questo video vi è piaciuto, vi è servito, vi ha sollazzato un'altra serata, anche se è un po' fatto al volo, potete iscrivermi e mettere un like. Ovviamente, se avete la vostra da dire, commentazzo sotto, perché come i miei già iscritti sanno, tento di rispondere a tutti. Me ne scappa qualcuno, ma in generale un buon 90% ci metto la rispostina sotto, il cuoricino. Bene, per oggi è tutto, un ciao dal vostro Alle Cuoghi.